umani in Corea del Nord, nonché in relazione alla politica degli armamenti di tale paese, nella quale interviene la deputata Quartapelle Procopio. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Dopo una breve sospensione della seduta si passa alla discussione sulle linee generali delle mozioni Molteni 950 ulteriore nuova formulazione, Borghi 952 nuova formulazione, Cominardi 1137, Polverini 1138, Alli 1141, Planger 1142, concernenti iniziative a favore dei lavoratori frontalieri, in particolare alla luce del recente accordo sottoscritto con la Confederazione Elvetica, nella quale intervengono i deputati Molteni, Marantelli, Cominardi, Vignali, Planger. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. La seduta termina alle 19 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 9 febbraio 2016 con inizio alle 10:30. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alli, Amendola, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Capelli, Cariello, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Crippa, D'Alia, D'Ambrosio, De Micheli, Del Basso, De Caro, Dell'Ai, Di Gioia, Federica, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Grande, Incerti, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Migliore, Orlando Pagano, Pes, Picchi, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scotto, Soria, Altabacci, Valerio Valente, Velo, Vignali e Zanetti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 90, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto della seduta odierna. Comunico che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato in data 14 febbraio 2016 la seguente lettera. Onorevole Presidente, informo la Signoria Vostra che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni dalla carica di Vice Ministro e di Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, rassegnate al Dottor Carlo Calenda con decorrenza dal 18 marzo 2016. Comunico che con nota pervenuta il 12 febbraio 2016 il deputato Giuseppe Stefano Quintarelli, già iscritto al gruppo parlamentare Scelta Civica per l'Italia, ha dichiarato di aderire al gruppo parlamentare misto, cui pertanto risulta iscritto. Comunico che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Giunta per l'autorizzazione la deputata Tiziana Ciprini e il deputato Vittorio Ferraresi, in sostituzione rispettivamente delle deputate Giulia Grillo e Francesca Businarolo, dimissionarie. Comunico che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare